Parlare di decrescita è un tema fondamentale, è una delle questioni del momento, non solo perché si tratta di uno degli argomenti che vanno di moda da qualche anno e che vengono affrontati malamente dai media cosiddetti mainstream, ma perché parlare di decrescita oggi e capire esattamente che cosa si intende quando si parla di decrescita significa entrare nella condizione della generazione nella quale siamo. Noi siamo una generazione di mezzo tra un mondo come era prima e un mondo come sarà. Faccio un piccolo esempio. Mario Monti, a suo tempo, cioè qualche anno fa, disse una frase in televisione che è passata quasi inosservata, salvo per pochi autorevoli commentatori, cioè disse: l'Italia ha di fronte almeno 20-25 anni di amministrazione controllata. La domanda che ci dobbiamo porre è questa: quanti anni avremo noi tra 20 o 25 anni? Questo per dire che noi siamo già in una fase di decrescita, se non che se la subiamo, esattamente come stiamo facendo in questo momento, noi stiamo subendo una recessione. Se capiamo cos'è la decrescita e decidiamo invece di abbracciare questo concetto, potremo subire le trasformazioni che comunque non dipendono da noi in questo momento storico, in questo contesto socio ed economico, ma potremo affrontarlo con le armi migliori per abbracciare questa fase di transizione che la nostra generazione si trova a dover affrontare in questo momento. Dobbiamo farlo per noi, naturalmente, che viviamo in questo momento storico, ma dobbiamo farlo naturalmente per le generazioni successive. Non possiamo far finta che le generazioni successive non ci saranno. Stiamo parlando dei nostri figli, dei nostri nipoti. È importante capire questo tema e capirlo a fondo proprio per interpretarne nel modo migliore tutti i dettami che possono permetterci di vivere noi da subito nel migliore dei mondi, questa volta veramente possibili, date le condizioni di partenza, e soprattutto per far vivere le generazioni future in un modo migliore di come invece andrebbero a vivere se seguissero i consigli di nonno Mario. La decrescita non è la recessione, perché la recessione, la crisi che stiamo vivendo, è la diminuzione generalizzata e incontrollata di tutta la produzione di merci, e la conseguenza più grave è la disoccupazione. La decrescita è la diminuzione controllata delle merci che non sono beni e guidata delle merci che non sono beni, cioè degli sprechi. La conseguenza più importante di una impegno di politica economica finalizzato a ridurre gli sprechi è la crescita di un'occupazione utile. Esempio, noi abbiamo delle case che per essere riscaldate nella stagione invernale consumano il triplo delle peggiori case tedesche, e consumano il triplo delle peggiori case tedesche perché sono mal costruite, perché sono mal coibentate. Se un governo illuminato decidesse di porre al centro della sua politica economica e industriale la ristrutturazione energetica delle nostre case, perché consumino come le peggiori case tedesche, noi avremmo una diminuzione degli sprechi di energia, avremmo una decrescita selettiva e guidata della produzione, del consumo di merci che non hanno nessuna utilità. Tra la decrescita e la recessione c'è lo stesso rapporto che passa tra una persona che non mangia perché ha deciso di fare una dieta e una persona che non mangia perché non ha da mangiare. La decrescita, come la persona che non mangia perché ha deciso di fare una dieta, lo fa per stare meglio e fa una scelta. La recessione, come la persona che non mangia perché non ha da mangiare, subisce una condizione e in conseguenza di questa condizione sta peggio. Il professor Maurizio Pallante, appunto, diciamo così, il guru della decrescita felice in Italia, ha scritto molti saggi in materia. Vedo che il nostro tesoriere mi fa cenno di fare un ultimo riferimento, lo faccio per questioni tecniche, l'ho già fatto. Di là c'è il nostro baldacchino, di qua c'è la vendita dei libri del professor Pallante. Chi volesse fare domande al termine della conferenza, che durerà circa un'ora, un quarto, potrà farlo attraverso dei biglietti, dei pizzini che noi distribuiamo. Non lo facciamo per evitare perdite di tempo. Voi durante la conferenza potete scrivere le vostre domande, che verranno lette alternativamente dai due relatori mentre parla l'altro, sostanzialmente, e quindi avremo la possibilità di risparmiare tempo e di soddisfare il vostro desiderio di conoscenza. Implicitamente c'è anche la possibilità di evitare il rischio che alcuni di voi, dalle facce non mi sembra, vogliano fare un piccolo comizietto, fare delle domande particolarmente articolate e incomprensibili che finiscono col tediare il pubblico. Ecco, questa è una cosa che vogliamo evitare, l'abbiamo sempre fatta, ha avuto un discreto successo, continueremo ad andare avanti per questa strada.
Ora lascerò il microfono al professor Pallante, che introdurrà in termini generali il concetto di decrescita per chi tra di decrescita felice, poi chiaramente anche l'aggettivazione andrà specificata dal nostro relatore, farà una breve introduzione per quelli che non sono già avvezzi alla materia e successivamente il dottor Valerio Lo Monaco interloquirà, magari provocherà e cercheremo di stimolare un dibattito che sia foriero di buone di cose nuove, anche originali, come nello spirito del nostro festival. Io non interverrò mai più in questa serata se non per questioni tecniche, tipo membri del direttivo che si alzano in piedi senza un motivo. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Lascio il microfono al professor Pallante. Professor Pallante, cos'è la decrescita? Perché serve? Ci dica lei. Farò un riassunto. Un riassunto breve, eventualmente poi farete delle domande e così via. Comincerei con delle riflessioni di carattere linguistico, no? Perché noi siamo generalmente propensi a pensare che la parola decrescita veicoli un significato negativo, di diminuzione, di arretramento, di queste cose qua, no? Ecco. Allora, vorrei precisare che linguisticamente le parole crescita e decrescita indicano un aumento e una diminuzione quantitativa. Non hanno nessuna connotazione di valore. Possono assumere una connotazione di valore se vengono riferite a fenomeni a cui noi annettiamo del valore. Ma se il fenomeno a cui le... Allora, in questo caso possono significare miglioramento o peggioramento, cioè assumere una valenza qualitativa perché il fenomeno avere una valenza qualitativa. Allora, se il fenomeno è positivo, la crescita indica un miglioramento. E la decrescita indica un peggioramento. Se il fenomeno è di carattere negativo, la crescita indica un peggioramento e la decrescita indica un miglioramento. Esempi. Prendiamo il numero delle persone che guariscono dal cancro. È un fenomeno positivo. Se cresce il numero delle persone che guariscono dal cancro, è un miglioramento. Se decresce il numero delle persone che guariscono dal cancro, è un peggioramento. Prendiamo un fenomeno negativo, il numero delle persone che si ammalano di cancro. Se cresce il numero delle persone che si ammalano di cancro è un peggioramento. Se decresce è un miglioramento. Quindi perché voi siete così propensi a pensare che la parola crescita abbia sempre e comunque una valenza positiva e la parola che decrescita abbia sempre e comunque una valenza negativa? Cioè, linguisticamente non si giustifica questa cosa. C'è una motivazione. La motivazione viene dall'economia. Perché in economia ci dicono che se cresce l'economia la produzione va tutto quanto bene. E l'indicatore che misura la crescita della produzione è il prodotto interno lordo. Quando si parla di prodotto interno lordo, gli economisti sanno benissimo, ma i giornalisti forse un po' meno, i politici fanno i furbi, che il PIL non misura la quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti, perché il PIL è un valore monetario. Ed essendo un valore monetario può prendere in considerazione soltanto gli oggetti e i servizi che vengono scambiati con denaro, che vengono comprati e venduti. Ma gli oggetti e i servizi che vengono comprati e venduti sono le merci, non sono i beni. I beni concettualmente sono oggetti e servizi che rispondono a un bisogno, soddisfa un desiderio. Le merci sono oggetti e servizi che si comprano e si vendono. Siccome nei paesi occidentali da tre generazioni, due generazioni, siamo abituati a comprare tutto quello che ci serve, quello che compriamo sono le merci, quello che ci serve sono i beni, tendiamo a confondere il concetto di merce col concetto di bene. Bene. E noi lo confondiamo, ma nei paesi anglosassoni ormai lo confondono ancora di più. Io mi sono aiutato, ho chiesto a una signora inglese di aiutarmi a tradurre un testo che magari poi vi faccio avere, una conferenza che ho fatto al Salone di Terra Madre, va bene? E ogni volta che in questo testo che io le ho dato c'era scritta la parola merci, la signora ha tradotto con la parola goods. Allora, quando poi è venuta, ho cominciato a capire, parlando con me, che forse non era questo il significato. Bene, la cosa impressionante è che lei non sapeva più qual era la parola inglese per dire merci. Io lo devo dire io, che so l'inglese malissimo, e lei è lingua madre. Cioè, non sapeva più che la parola era commodities, è cancellata. Bene, allora noi lo vogliamo ripristinare. Perché lo vogliamo ripristinare? Perché tra merci e beni esistono
quattro tipi di relazioni. Brevemente ve le dico, La prima relazione è che esistono delle merci che non sono beni. Il cibo che si butta è una merce che si compra, si paga, ma non è un bene perché non soddisfa nessun bisogno, nessun desiderio. Non è una teoria dei bisogni che sto dicendo, perché uno può avere voglia di 6 magliette, uno di 2. No. Cioè, io non conosco nessuno che vada al macellaio e gli dice mi dia 2 kg di carne e li devo buttare. Cioè, non è che... Cioè, una, questo è un, cioè, voi pensate che se noi cominciamo... Il 3% del PIL è il cibo che si butta. Secondo Solo Food il 40% del cibo si viene buttato via. Queste sono le condizioni. Se... Mettiamo che sia il 3%, forse è basso il valore che io vi dico, del PIL, non delle, di tutte le merci. Se tutti tornassimo a comportarci come insegnando mia mamma, che non si buttava niente, il PIL scende del 3%. Avreste qualche limitazione, qualche problema? Ci sarebbe qualche restrizione, qualche forma di povertà? I problemi ce l'avrebbe il Presidente del Consiglio. Perché le coronarie del Presidente del Consiglio, perché se ogni mezza parola dice che l'economia deve crescere, se il PIL decresce del 3% perché non si butta più il cibo, gli viene un coccolone. No? Allora, posso fare altri esempi più significativi. Per riscaldare le nostre case, lo saprete, noi consumiamo per il riscaldamento invernale 20 litri di gasolio, 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania e un po' più in alto, qui in Alto Adige, non consentono, non danno la licenza di abitabilità delle case che ne consumano più di 7. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le case nel resto dell'Italia sono così mal costruite che disperdono dalle pareti, dal sottotetto, dagli infissi, i 2/3 dell'energia che mettiamo dentro, 13 litri su 20, cioè tanto. Una casa mal costruita, che il calore che si disperde non serve a niente, mal costruita, che consuma 20 litri, fa crescere il prodotto interno lordo più di una ben costruita che ne consuma 7. Se una casa mal costruita viene ristrutturata e il suo consumo scende da 20 a 7 litri, noi abbiamo una decrescita del prodotto interno lordo attraverso la diminuzione dello spreco di energia. Non soltanto non avremo nessun problema, ma sia nel caso del precedente che in quello attuale avremo dei miglioramenti, perché il cibo che si butta va a aumentare la quantità dei rifiuti. La parte più difficile di gestire dei rifiuti, che è quella putrescibile. L'energia che si spreca va a aumentare l'effetto serra senza nessun tipo di utilità. No? Immaginiamo che un inverno stiamo tutti quanti male e compriamo tante medicine. Il prodotto interno lordo cosa fa? Sale. Quindi se il prodotto interno lordo indica il benessere, più stiamo male e più aumenta il nostro benessere. Se invece stiamo bene e compriamo poche medicine, il prodotto interno lordo diminuisce e quindi diminuisce anche il nostro benessere. Cioè, per usare un termine della sociologia anglosassone, no? Il PIL è una stronzata. Allora, la decrescita in prima istanza è la diminuzione della produzione, del consumo di merci che non sono beni. Allora, questo è importante perché noi stiamo introducendo elementi di valutazione qualitativa nel fare umano. Noi non diciamo che il PIL deve diminuire, perché se dicessimo che il PIL deve diminuire quantitativamente, non usciremmo dalla logica quantitativa di quelli che lo vogliono far crescere. Noi vogliamo far diminuire le cose che non servono. È chiaro questo concetto molto preciso. Per cui, per esempio, anticipo già adesso, non c'è niente a che fare con la recessione. Perché la recessione, il Presidente del Consiglio ci ha detto che noi siamo in periodo di decrescita infelice. E me lo sono sentito dire anche 2 volte qua stasera, va bene? Allora dico che il Presidente del Consiglio, chi me l'ha detto non ha studiato economia, il Presidente del Consiglio penso di sì. Allora, no, no, nel senso che è somaro, avrebbe dovuto studiarla e non l'ha studiata. No? Un periodo come questo si chiama recessione, non si chiama decrescita. Dice, ma che differenza c'è? Innanzitutto comincia a chiamare le cose col suo nome, recessione e non decrescita, che differenza c'è? Che la recessione è la diminuzione generalizzata e incontrollata di tutta la produzione di merci e la conseguenza più grave è la disoccupazione. La decrescita è la diminuzione selettiva, guidata, controllata delle merci che non sono beni, che non hanno nessuna utilità. Bene. E la conseguenza migliore è la crescita di un'occupazione utile. È l'unica maniera di far crescere l'occupazione. Voi immaginate se al posto del Presidente ce ne fosse un altro, insomma, che ponesse al centro della politica economica e industriale la ristrutturazione di tutte le nostre case,
perché consumino come le peggiori case tedesche, si creerebbe un sacco di posti di lavoro, non si diminuiscono. Ma questi posti di lavoro avrebbero due caratteristiche fondamentali. Primo, sarebbero posti di lavoro utili, perché servirebbero a ridurre le emissioni di CO2. Non sono i posti di lavoro che possono creare, che sono le fabbriche delle armi. Bene. Secondo, sono posti di lavoro che si pagano da sé. Perché si pagano da sé? Perché se io ho una casa che consuma 20 litri ogni anno, devo spendere una certa cifra. Se la ristrutturo questa casa e il suo consumo diventa 5 litri, 7 litri al metro quadrato all'anno, io ogni anno devo spendere di meno. Quindi vuol dire che in un certo numero di anni i risparmi sui costi di gestione vanno a ammortizzare i costi di investimento. Noi spendiamo oggi dei soldi per comprare delle fonti fossili che sprechiamo per i 2/3, per il 70%. Quei soldi, invece di spenderli in quella maniera, li potremmo spendere per pagare i salari e gli stipendi delle persone che lavorano, per fare in modo che le nostre case non sprechino energia. E quindi noi in questa maniera faremmo, rilanceremo, è l'unica maniera di superare la crisi. Poi vi dirò in maniera conclusiva le nostre proposte. Prima istanza è questa. Seconda istanza, ci sono dei beni che non necessariamente devono passare sotto la forma di merci, e sono i beni autoprodotti e sono i beni che si scambiano nell'ambito di rapporti comunitari. Se a casa nostra noi da 15 anni abbiamo un orto dove facciamo la frutta, una parte della frutta e la verdura che mangiamo, quella frutta e quella verdura sono beni, soddisfano il nostro fabbisogno alimentare molto di più di quella che si compra al mercato. Però non essendo comprati e venduti non fanno crescere il PIL, anzi lo fanno diminuire, perché tutto quello che noi mangiamo, che autoproduciamo, non lo andiamo a comprare al mercato, quindi facciamo diminuire la domanda della merce frutta e verdura. Se il PIL misura il benessere, noi siamo degli asociali, stiamo facendo il vostro male, perché coltiviamo un orto, capite? E l'altra situazione è che se invece di avere soltanto rapporti competitivi, la società della crescita vuole che le persone siano in competizione tra di loro, avessimo dei rapporti di collaborazione e ci scambiassimo senza denaro una serie di servizi sulla base di quella che alcuni antropologi francesi hanno chiamato l'economia del dono, ebbene, noi faremmo decrescere il prodotto interno lordo. Cioè, se una società, c'è tanta gente che non sa fare nulla, come in genere in quelli che abitano in città, no? Poi pensate, se gli chiudono i supermercati, quelli nel giro di 2 settimane muoiono tutti, perché sono il livello più basso dell'umanità, quelli che vivono in città. Vabbè. Allora, se ammettiamo che chiudono, abbiamo una società in cui le persone non sanno fare niente e litigano in continuazione, un sacco di spese d'avvocato, il loro PIL cresce molto. Se c'è una società in cui la gente è capace di autoprodurre le cose e invece di litigare collabora, e non quella società ha un prodotto interno lordo più basso. Quale delle due sta meglio? Allora, seconda questione, noi proponiamo una decrescita che aumenta, pensa un po', i beni che non passano sotto la forma di merci, perché vengono o autoprodotti o scambiati sotto forma di reciprocità. Immaginate, 2 generazioni fa queste cose erano normali per noi, ed è stato fatto apposta, perché se nessuno sa fare più niente, tutti devono comprare tutto. Uno che sa fare delle cose non fa crescere il PIL, come uno che non sa fare niente deve comprare tutto. Allora, questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio è che esistono dei beni che si possono avere solo sotto forma di merci, e sono i beni che hanno una tecnologia evoluta o che richiedono delle capacità professionali elevate. Se ho bisogno di un computer non posso far altro che comprarlo, se ho bisogno di un TAC, di una risonanza magnetica, non posso far altro che comprarla. Allora, la decrescita non è la diminuzione dei beni che si possono avere solo sotto forma di merci. È sempre l'elemento qualitativo che noi introduciamo nei nostri ragionamenti. E tuttavia si può fare anche della decrescita in questo settore. Come si fa la decrescita? Si fa producendo dei beni che durano di più, che non hanno l'obsolescenza programmata. Secondo, dei beni che possono essere riparabili, non come adesso che li porti, cioè, lo butti via, fa prima a comprare uno nuovo. Terzo, degli oggetti che sono progettati sin dall'inizio in maniera tale che quando finisce la loro vita utile possono essere smontati e i materiali di cui sono composti possono essere suddivisi per tipologie omogenee, in maniera che si possa riutilizzare tutto quello che ha composto questi oggetti. Invece di aumentare i rifiuti, invece di prendere risorse naturali, si recuperano queste cose che sono state, diciamo, raccolte in maniera differenziata, perché quando sono stati progettati sono stati pensati in questa funzione. Quarta possibilità, ci sono dei beni che non si possono avere sotto forma di bene, di merci, e sono i beni relazionali. La fiducia degli altri non si compra, l'amore non si compra,
La solidarietà non si compra e sono tutte cose che danno un senso alla vita molto di più di tante cose che si comprano e si buttano via sempre più in fretta. Se ricordate il discorso di Kennedy nel 68, lui ha detto due concetti, ha detto: primo, il PIL a volte può indicare un peggioramento delle condizioni di vita. Se il PIL aumenta perché aumentano gli incidenti stradali o perché tutti cambiano le serrature mettendo delle serrature più potenti o perché aumentano le spese per le forze di polizia, vuol dire che la situazione sociale è peggiorata, che la gente sta peggio. E poi ha detto un'altra cosa: tutte le cose che danno un senso alla vita non fanno crescere il PIL, e parlava dei beni relazionali. Oggi le persone pensano, i genitori per esempio, pensano che sia più importante dedicare il tempo al lavoro, magari lo straordinario, per avere dei soldi per comprare degli oggetti ai figli. E non capiscono che i figli non hanno bisogno degli oggetti dei genitori, ma bisogno del tempo del papà e della mamma, perché l'amore richiede tempo, lo sappiamo benissimo. Allora, una società della decrescita ristabilisce le cose giuste, cioè noi non siamo soltanto produttori di merci e acquirenti, siamo papà, siamo mamme, siamo amanti, siamo mariti, siamo mogli, siamo vicini di casa e così via, tutta la rete delle relazioni umane. Bene, valorizzare questo aspetto qua. Questo è la decrescita. Quindi parte a livello economico, ma diventa subito una concezione della vita, diventa una filosofia. Perché nasce oggi questa cosa qua? Perché noi siamo alla fine dell'epoca storica cominciata 250 anni fa con la rivoluzione industriale. Quando un'epoca storica finisce, comincia a crollare il sistema dei valori, delle idee su cui ha creato il consenso delle persone. E cominciano a venire fuori le esigenze di avere una mentalità nuova per affrontare le cose. È quello che modestamente cerchiamo di fare con il movimento della crescita felice, in cui facciamo degli sforzi proprio per elaborare un nuovo modo di pensare in tutti i settori. Sembrerà strano, ma noi dal 29 al 31 di maggio faremo a Firenze un seminario di 3 giorni sull'arte. Poi vi posso spiegare perché, però è ripensare l'arte dal punto di vista della decrescita, delle cose che ti ho detto in questo momento. Finisco con la questione della crisi, perché questo è importante. Noi siamo in un sistema, cioè, anticipo la cosa, la causa della crisi è la crescita. Tutti dicono che bisogna rilanciare la crescita, ma se noi partiamo dall'ipotesi che la causa della crisi è la crescita, tutti i lavori che si fanno per rilanciare la crescita vuol dire che aggravano le cause del problema, non è che lo possono risolvere. Perché diciamo questo? Perché in un sistema economico finalizzato alla crescita della produzione di merci, con la distinzione che abbiamo fatto all'inizio, non dei beni, le aziende devono farsi la concorrenza investendo in macchinari sempre più perfezionati per aumentare la produttività, cioè per produrre nell'unità di tempo, può essere un'ora, un giorno, quello che volete, di più con meno persone. Ma se si produce di più aumenta l'offerta di merci, se lavorano meno persone diminuisce la domanda di merci. Questa è la causa della crisi. E come si è cercato di far fronte a queste cose? Si è cercato di far fronte ricorrendo al debito. Per tenere sulla domanda, il debito nasce nel 1960 col boom economico, quando le persone erano, diciamo così, incitate a fare dei debiti, a firmare delle cambiali per comprare tutti gli oggetti che venivano prodotti. È un momento di un passaggio importante, questo l'ha descritto molto bene Pasolini, perché fino a prima del boom economico si producevano delle cose per rispondere a dei bisogni. Quando in conseguenza di questi investimenti la produzione è aumentata molto, si sono creati i bisogni per poter vendere tutte le cose che erano da prodotte, e quindi il debito è l'altra faccia della crescita. Senza debito, l'altra faccia della moneta, non ci sarebbe stata la crescita. A ottobre dell'anno scorso il capo della Volkswagen, del personale della Volkswagen, che è un'azienda che va bene, ha detto che nei prossimi anni andranno in pensione 32.000 persone, i figli del baby boom, e che non sostituiranno nessuno. Ma non perché è cattivo, no, perché ha detto un'ora di lavoro nell'industria automobilistica tedesca costa 40 euro, nell'industria automobilistica dei paesi dell'est costa 11 euro, in Cina costa 10 euro. Dice: io non posso assumere delle persone, metto dei robot, perché i robot costano 5 euro all'ora. Questa è l'azienda, è il ragionamento di un capo del personale, ma un governo non può ragionare così, perché il governo si deve domandare: i robot
le comprano le automobili che contribuiscono a produrre? Hanno dei bambini da andare a scuola? Si vestono? Vanno in vacanza? Vanno al cinema? No. Se io metto macchine al posto degli esseri umani e non riduco l'orario di lavoro, aumento l'offerta e diminuisco la domanda. E allora questi debiti, cosa, dal 60 a oggi, cosa è successo? Sulla base di una malintesa interpretazione di Keynes, che qualcuno oggi continua a ripetere, va bene? Che fai un debito oggi, fai un debito domani, non era questa la mentalità di Keynes, si è arrivati al punto che bisogna fare dei debiti per pagare gli interessi sui debiti che si sono fatti. Se si entra in questa spirale, se si fa una politica di austerity per ridurre i debiti, ridurre la speculazione, siccome i debiti sono gran parte della domanda, la crisi si aggrava. Se si vuole rilanciare la produzione, bisogna rilanciare la domanda. Per rilanciare la domanda bisogna aumentare i debiti. Non se ne esce fuori, no? Allora, pensate che la Presidente del Consiglio del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, grande economista dei miei stivali, ha detto, bisogna premere contemporaneamente sul pedale del freno e sul pedale dell'acceleratore. Evidentemente non c'ha l'autista lei, perché insomma, se uno... Capito? Cioè, non sanno dove sbattere la testa. Per questo si preoccupano, non sanno dove... Allora, cosa proponiamo noi? Cioè, la crescita non ci fa uscire dalla crisi, perché rafforza questa sfasatura tra l'incremento dell'offerta e la diminuzione della domanda. Allora bisogna trovare dei soldi per fare degli investimenti senza crescere i debiti. Qual è l'unica maniera di farlo? È ridurre gli sprechi. Non c'è nient'altro da fare. Allora, se ci fosse appunto un governo illuminato, direbbe ristrutturiamo le nostre case e il pagamento degli investimenti viene fatto sulla riduzione delle spese per comprare il petrolio e il gas dall'estero. Se si fa una politica per ridurre i rifiuti, siccome ogni chilo di rifiuto che si porta in discarica o l'incenerimento costa una certa cifra, se se ne portano di meno si risparmiano dei soldi e possiamo pagare i salari e gli stipendi di persone che lavorano per fare in modo che la gente faccia una raccolta accurata, perché non basta fare la raccolta differenziata, bisogna vendere quello che si è raccolto in maniera differenziata e per venderlo deve essere fatto bene. Ci vogliono delle persone che fanno questo tipo di lavoro e che possono essere pagati con i risparmi dei soldi che si hanno in discarica o all'incenerimento. Allora, tutte queste operazioni ci portano a dire che la decrescita è l'unica strada per superare la crisi e che non ha niente a che fare con la recessione. Tra la decrescita e la recessione c'è un rapporto analogo a quello che passa tra una persona che non mangia perché ha deciso di fare una dieta e una persona che non mangia perché non ha da mangiare. Nessuna persona normale direbbe che fanno la stessa cosa perché non mangiano tutte e due. La decrescita è come quello che ha deciso di fare una dieta, di non mangiare delle cose che gli fanno male per stare meglio, fa una scelta libera in questa direzione. La recessione è come quello che non mangia perché non ha da mangiare, subisce una condizione e sta peggio. È la condizione che noi stiamo vivendo. Grazie. È stato un po' troppo lungo, però devo dire non ho mai visto una sala così attenta, quindi complimenti alla capacità divulgativa. Io interrompo solo per chiedere a Valerio Lo Monaco di fare un sacrificio, di vincere la sua notoria timidezza, di alzarsi, perché noi non abbiamo un palco. Ti ringrazio anche perché l'effetto sarebbe stato comico, visto che mi dovrei allungare. Uso questo, ok. Allora, intanto buonasera a tutti. Io devo dire la mia notoria timidezza. Lui ha fatto due attentati a me questa sera, tutti e due in grado di far crescere il PIL. Il primo è che mi ha offerto MBCR, come dite voi, e quindi ho rischiato. Io non sono abituato, come mi sentite, ovviamente non sono di Pordenone, come sentite dal mio dialetto, ma sono di Roma, quindi non abituato a questa cosa. Ho rischiato di cadere sulle scale venendo qui dopo questo bicer di... cos'era? Non si sa, comunque una cosa alcolica. Primo, secondo, mi aveva dato questo microfono per il quale sarei dovuto andare in entrambi i casi dal fisioterapista, avrei fatto aumentare il PIL, se non che non sarei stato affatto bene. No, a parte gli scherzi, io inizio subito entrando a gamba tesa. Quanti anni avrete voi tra 20 o 25 anni? Dite, ma chi è questo qui che si permette di... Comunque, quanti anni avrò io tra 20 o 25 anni? Troppi, o comunque parecchi. Torniamo su questo punto tra qualche istante, perché
Io sarò telegrafico, alzerò un po' la palla al professor Pallante, perché vorrei che fosse lui a descrivere tutta una serie di cose. Ho pregato io, Michele, di far intervenire Pallante per primo nello spiegare per sommi capi che cos'è la decrescita, perché insomma non potevamo supporre che tutti quelli presenti in sala già conoscessero questo argomento. Però io cercherò di sporcarmi le mani facendo un'opera di autocensura ed evitando di mostrarvi nel mio intervento attraverso una serie di citazioni. So che siete abituati a qui a vedere dei personaggi che usano molte citazioni anche negli anni precedenti, non lo farò, quindi non vi dimostrerò che conosco la materia, la conosco perché ovviamente ho divorato i libri di Maurizio Pallante e l'ho fatta mia, non attraverso i suoi libri ma attraverso un esempio che lui mi fece qualche anno fa e mi fece sbalordire, perché mi disse: tu ogni volta che mangi un vasetto di yogurt sei un pirla. Non usò questo termine perché lui è troppo signore ovviamente per usare questo termine, però mi disse: ogni volta che tu vai al supermercato e compri un vasetto di yogurt sei un pirla. Uguale, non ha usato questo termine ma il concetto era questo, perché ogni volta che io mangio 125 millilitri di yogurt io produco molti rifiuti, intanto quelli che sono stati necessari all'autotrasportatore, ovviamente su gomma, che ha prelevato il latte, che poi è stato lavorato, che ha prodotto lo yogurt, che è stato scatolato in fabbrica, che ha viaggiato chissà quanti chilometri per arrivare dall'Austria, da Vipiteno fino a Roma, figuratevi, da Vipiteno fino a Roma. Dopodiché, per 125 ml di vasetto di yogurt, io ho prodotto l'involucro che ne contiene due, come scarto ho prodotto l'involucro di carta che ne contiene due, il vasetto di plastica e un coperchietto di alluminio al costo di 2,50 euro per due vasetti di yogurt da 125 millilitri. Facendolo a casa, e mi ha insegnato lui come fare lo yogurt, perché mi sono spostato troppo, perché lo ringrazio, con un litro di latte al costo di un euro che io vado a prendere con una bottiglia di vetro, il latte alla spina, scusa, dimmi dove mi devo mettere, mi metto così. Così. Allora dicevo, un litro di latte preso alla spina con una bottiglia di vetro è un'operazione lunghissima, tutta la notte ci vuole, ma grazie a Dio fa tutto da sé, sicché la notte dormo, faccio altre occupazioni. Io con un vasetto di yogurt, uno solo, che mi tengo da parte dalla produzione precedente, attraverso un litro produco l'equivalente di 8 vasetti di yogurt al costo di 1 euro. Non ho prodotto vasetti di plastica, non ho prodotto coperchietti di alluminio, non ho prodotto lo scarto di cartone che serve per contenere questi due vasetti. E mi dispiace, non ho contribuito all'aumento del PIL per gli autotrasportatori che intasano le autostrade, tipo questa che avete qui vicino, che l'altro giorno per arrivare qui è stato un dramma. Mi spiace molto, ma da che ho imparato a fare lo yogurt, e guardate che per me è nato, cresciuto, diventato adulto in città, è una cosa ai confini dell'immaginario. Io fino a 10 anni fa credevo che i pomodori nascessero dentro al supermercato, ho dovuto imparare a piantarli per capire che anch'io ero in grado di fare un'operazione di questo tipo. Dico questo perché ho l'impressione, Maurizio non te la prendere, ho l'impressione in decine, centinaia di conferenze di questo tipo che facciamo, che ogni volta in cui parliamo di decrescita stiamo perdendo tempo. Io ho l'impressione che si sta perdendo tempo. Lo capisco dalle domande che vengono fatte, lo capisco dal fatto che la decrescita, a parte i circoli del movimento della decrescita felice, quindi persone che sono pienamente convinte, tra i quali me, anzi, tu e la tua compagna sarete miei ospiti a Roma, io non farò crescere il PIL quando verrete a Roma, perché voi non andrete in albergo, non andrete al ristorante, mi dispiace per il PIL, però non, credo che come benessere starete un po' meglio, quindi vabbè, vedremo. Dicevo, ho l'impressione che si stia perdendo tempo, e torniamo alla domanda di prima. Il signor Mario Monti, che qualcuno di voi dovrebbe conoscere, qualche anno fa si lasciò sfuggire in televisione una frase curiosa, poi presto ritrattata, però insomma credo che avesse avuto un attimo di lucidità, un po' come la lucidità di Kennedy che hai citato tu poco fa, infatti Kennedy l'hanno fatto fuori, Monti invece no, diciamo perché lui ha detto una cosa opposta, però sostanzialmente ci ha detto: beh certo, l'Italia e gli italiani devono mettersi in testa che hanno di fronte almeno 20 o 25 anni di amministrazione controllata. Perché io mi sono detto: quanti anni avrò tra 20 o 25 anni? Cioè i giochi saranno fatti, è evidente, i giochi per noi saranno, i giochi sono fatti. Allora ho l'impressione che stiamo perdendo tempo quando parliamo di decrescita, perché in realtà noi ci stanno facendo decrescere, ma ci stanno facendo decrescere in un sistema recessivo. Vi sarete accorti senz'altro, ognuno di voi, che oggi si fa tanto, insomma si parla tanto di inflazione, di aumento del costo della vita o comunque del fatto che non si arriva alla fine del mese, ma
ci siamo dimenticati che qualche anno fa noi abbiamo avuto una botta di inflazione del 100% in qualche settimana? Ce lo siamo scordati, penso che eravamo già tutti in età lavorativa. Mi riferisco ovviamente al momento in cui è stato introdotto l'euro. Oggi si parla, qui, quando è stato introdotto l'euro, abbiamo avuto una botta di inflazione del 100%. In qualche settimana un caffè costava 1.000 lire. Quanto costava un caffè? Chi se lo ricorda? È diventato, e lì abbiamo avuto una botta del 100%. Quindi oggi sentire questi soloni, alcuni li ha citati Maurizio Pallante, che parlano di crescita, che parlano di IVA, che bisogna contenere, è una cosa ridicola. Allora dico, svegliamoci, ecco perché dico, ho l'impressione che stiamo perdendo tempo e voglio alzare la palla a Maurizio Pallante ad entrare nei dettagli particolari, facendogli una prima domanda che arriva subito. Perché noi siamo già in una fase di decrescita economica, evidentemente, se non che, non avendola abbracciata, stiamo facendo la parte di quello che viene messo a dieta forzatamente. Allora io dico, ci sono dei cambiamenti antropologici che sono già in atto, noi già oggi viviamo in un mondo completamente diverso rispetto a quello che c'era ad esempio 7, 8 o 9 anni fa, cioè siamo già nella fase della parabola discendente che si sta chiudendo del modello di sviluppo del quale parlava Maurizio Pallante poco fa. Allora, parlare di decrescita oggi non è un fenomeno di costume o per chi è interessato a questo argomento, ma si tratta di mettere a fuoco esattamente quello che ci sta accadendo e che noi dovremmo imparare a memoria su come abbracciarlo, su come far nostra questa teoria, perché se ci affidiamo a chi pretenderebbe di farci uscire da questa situazione facendoci recedere, noi subiamo tutta una serie di cose che non siamo in grado di maneggiare con cura. Insomma, se fossimo veramente nel migliore dei mondi possibili, così come dice lui, e se la crescita avesse portato tutto questo benessere che si dice e che si continua a dire sarebbe in grado di portare, ove si riuscisse a crescere ancora di più, noi oggi dovremmo essere tutti in paradiso. Evidentemente così non è, penso che ce ne accorgiamo tutti che viviamo in un mondo che è tutt'altro che un paradiso. Quindi è evidente che la crescita non porta a benessere. La prima domanda che voglio fare a Maurizio Pallante, poi mi sporcherò le mani un pochino di più e farò io questa parte, lui è troppo signore per scendere nei particolari, ma farò degli esempi personali che riguardano la decrescita e la recessione, così insomma, tanto siamo tra noi. Li posso fare, mi posso mettere a nudo in questo senso. Però la prima domanda che voglio fare, il primo mito che voglio far sfatare al professor Pallante è questo: la crescita comporterebbe maggiore occupazione. È così? La crescita porta maggiore occupazione? No, questo l'ho già accennato precedentemente, è un grande inganno. Non è vero che la crescita crea occupazione, per il semplice motivo che le aziende devono investire in macchinari sempre più perfezionati che non fanno crescere l'occupazione. Dal 1960 a oggi il numero degli occupati non è cambiato, è sempre rimasto lo stesso, intorno ai 22 milioni di persone. Il PIL è cresciuto del 360-380%, quindi non è affatto vero. La crescita non crea occupazione, a parte il fatto che l'occupazione non è un valore in sé. Io l'ho detto anche a dei sindacalisti, perché l'occupazione la creano anche le fabbriche delle armi. A noi ci interessa creare occupazione utile e tutte le forme di occupazione utile oggi al mondo comportano una decrescita, perché stiamo consumando una quantità di risorse che la Terra non è più in grado di darci e stiamo emettendo una quantità di sostanze che la Terra non è più in grado di metabolizzare. Questo dobbiamo averlo molto presente, cioè l'anidride carbonica, i rifiuti di plastica che galleggiano nell'oceano, il picco del petrolio, l'overshoot day che viene, le sostanze rinnovabili che la Terra riproduce in un anno le consumiamo entro il 15 di agosto, eccetera. Va bene, allora noi dobbiamo andare in questa tipo di direzione e questa è l'unica maniera di creare occupazione. Cioè è proprio vero esattamente il contrario. Tanto è vero che a un certo punto, qualche mese fa, quando non so quando è stato, no, ci dicevano, mentendo spudoratamente, che la crescita ci sarebbe stata. Dice, però l'occupazione non cresce. Dico, ma allora a che cazzo mi serve una crescita che non crea occupazione? Ma che cosa significa? Cioè, lo sanno perfettamente. Allora, però quello che non viene accettato è questo discorso di capovolgere i criteri con cui si interpreta la realtà. E io penso che non stiamo perdendo tempo, per una semplice ragione, perché da quando abbiamo cominciato questa avventura oggi sono successe delle cose strane. Due settimane fa è uscito un articolo sul Corriere della Sera, una pagina intera, in cui si diceva che il numero delle persone che sta
producendo del cibo anche in città, coltivando delle cose anche in città, orti urbani, sul balcone e così via, è aumentato moltissimo. E che le scuole che hanno più iscritti sono gli istituti agrari, e che le facoltà universitarie che hanno più iscritti, che hanno un boom, è la facoltà di agraria. Cioè, questo significa che noi stiamo invertendo un processo che è cominciato nel dopoguerra. Dopoguerra c'è stata questa meccanizzazione dell'agricoltura, questo ingresso della chimica, che cosa ha comportato? Ha comportato proprio esattamente le cose che diceva prima Valerio. Il numero degli addetti all'agricoltura è diminuito drasticamente e la quantità della produzione è cresciuta. Ma a scapito di chi? A scapito della fertilità dei suoli, a scapito della salute della gente. Abbiamo mangiato delle cose indecenti, dannose al nostro organismo, a scapito di processi migratori che hanno distrutto la vita di persone e così via. Ora, questo processo cominciato nel dopoguerra e andato avanti fino adesso si sta invertendo. Quindi vuol dire che qualcosa culturalmente è maturata nella testa della gente. Ancora altri esempi vi dico che a me colpiscono, io giro molto, faccio un centinaio di incontri all'anno, quindi un po' la situazione italiana. Un mese fa io sono stato invitato dal Circolo della Vela di Bari a fare un discorso sulla decrescita. Il Circolo della Vela di Bari è l'istituzione più in della città. C'è andato anche Berlusconi, c'erano tre persone. No! Tre persone, ha dovuto disdire la causa dell'incontro per dire non gli credono più. Comunque, questo vuol dire che noi stiamo, a me parlare a Valerio di queste cose mi interessa fino a un certo punto, per cui lui già le sa. Cioè, noi dobbiamo parlare con quelli che non le sanno ancora, ma non possiamo imporglielo. Se ci vengono a cercare diventa un fatto estremamente positivo. Noi abbiamo stimolato in qualche maniera degli industriali a cambiare mentalità. Cioè, uno di noi, quello che si occupa delle tecnologie, ha ripreso in mano un'invenzione italiana degli anni 30, dell'epoca dell'autarchia, quando ci hanno dato le sanzioni, insomma, la politica coloniale italiana è stata una cosa schifosa che appena adesso cominciamo a capire, ma che le sanzioni ce le dessero l'Inghilterra e la Francia, che l'hanno fatta molto peggio, è una cosa inaccettabile. Comunque non c'era più a sufficienza petrolio. Da una parte si è utilizzata l'energia idroelettrica, si è elettrificata la rete ferroviaria da Milano fino a Napoli, ma dall'altra è fuori una cosa di intelligenza progettuale. Bene, hanno ripreso questa cosa, hanno fatto una pompa solare che tira l'acqua dal sottosuolo con una prevalenza di 40 metri, quindi anche potente, che non ha neanche bisogno dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico. C'è un gas che si espande sotto il calore del sole, tira sull'acqua, l'acqua raffredda il gas si comprime, poi il sole lo fa riespandere, si ricomprime e comincia a funzionare meccanicamente quando esce il sole e smette quando il sole finisce. E poi, visto che dice, ma se li portiamo in un paese africano, in Africa sono molto interessati perché non c'è la rete elettrica su queste cose, e se devono dare da abbeverare gli animali quando è buio, come fanno? Hanno messo una pompa a mano, cioè una leva. Questa pompa a mano messa dentro questa macchina significa ribaltare concettualmente il rapporto esseri umani-macchine, perché noi oggi abbiamo delle macchine che ci dominano, gli esseri umani sono al servizio, e se la macchina non funziona si ferma. Voi immaginate se si fermasse il servizio di computer in una banca, non sono più capaci a fare niente. Niente. No. Allora, questa macchina è una macchina che ribalta questo concetto, è ancora comandata dagli esseri umani. E ci sono, io posso parlare di molte invenzioni in questa direzione qua. Quindi si cominciano a muoversi dei settori sociali alti, degli imprenditori, se si diffonde una cultura della agricoltura come era sempre stata, un'agricoltura di vicinato, un'agricoltura di stagione, un'agricoltura biologica, eccetera, vuol dire che sta cambiando qualcosa, che le persone capiscono che andare avanti, come stanno avanti fino a prima della crisi, non è più possibile, e insieme stanno cercando delle soluzioni. E la cosa bella e interessante, ancora concludo con questo, che nel nostro movimento arrivano delle persone che non hanno fatto il percorso con noi, hanno fatto un altro percorso, a un certo punto sentono il bisogno di collegarsi con noi per due ragioni. La prima è che se si lavora in maniera isolata possiamo fare al massimo un'opera di resistenza.
Se creiamo dei collegamenti, dei legami, possiamo fare delle controproposte, che è una cosa più importante. Secondo, cosa anche molto importante, è che queste persone ci offrono l'elaborazione che hanno fatto, dicendo mettiamo insieme questo patrimonio di conoscenze. Credo che si sia avviato un processo interessante, perché la crisi ci aiuterà in queste situazioni. Ma la crisi può essere un fatto di disperazione, perché se io sto dentro un pozzo che non vedo via d'uscita, posso anche, come dire, cadere nella disperazione. La crisi può essere un fatto utile che mi fa fare un passo in avanti se ci sono delle strade che di uscita che si cominciano a vedere. Ecco, mi pare che noi siamo in questo momento. Allora, naturalmente la mia era una provocazione. Io ho tuttora l'impressione che si stia perdendo tempo quando incontro persone che non riescono proprio a concepire che si possa vivere in un mondo differente, perché ciò che c'è stato è un vero e proprio cambiamento antropologico. Entriamo un po' da questo punto di vista. Cioè l'uomo oggi, se non consuma, molte persone, perlomeno quelli che secondo me sono oramai affetti da danni permanenti, sapete cos'è un danno permanente? Cioè a un certo punto una modifica nell'organismo che non può essere curata e rimane appunto in modo permanente fino alla fine dell'essere vivente. Ecco, io suppongo, credo perlomeno da incontrando diverse persone, che molte oramai siano affette da danni permanenti proprio a livello cognitivo, cioè non riescano neanche a ipotizzare che si debba cercare una strada alternativa. Con questi, purtroppo, io devo ammettere, io credo che si stia perdendo tempo. Evidentemente non è il vostro caso, visto che siete qua, però basterebbe a questi porre la domanda delle domande, che non è semplicemente uno slogan che da un orecchio entra e dall'altro esce. Cioè, è possibile uno sviluppo infinito in un mondo finito? Questo non è un semplice slogan, non è una elegante provocazione, è una domanda che potrebbe chiudere questa conferenza. Cioè, noi potremmo darci questo tema, rispondere a questo problema richiederebbe il fatto di non sollevarci da quella sedia, di non alzarci fino a che stasera non riusciamo a trovare una risposta a questa domanda. Allora, siccome è evidente anche a un bambino di quarta elementare che uno sviluppo infinito in un mondo finito non è possibile, ecco perché è indispensabile cercare di avvicinarsi alla decrescita felice che Maurizio Pallante ha introdotto in Italia, ma che è introdotta in altri paesi grazie ad altri intellettuali come lui che la stanno portando avanti. Ecco perché io dico che delle volte stiamo perdendo tempo, perché di fronte a questa domanda ci sono tante persone che rispondono con un atto di fede. Cioè dicono, sì, è chiaro che uno sviluppo infinito in un mondo finito non è possibile, ma qualcosa ci inventeremo. Si troverà qualche altra fonte di energia, si troverà un sistema per ridurre le emissioni di gas, si troverà qualcosa, perché l'uomo è talmente intelligente. Allora, questo è un atto di fede, è un atto di speranza, se vogliamo. Ora, la speranza è l'anticamera della disperazione. Francamente, immaginare il futuro della mia generazione o di quella dei nostri figli e dei nostri nipoti su un atto di speranza, che è l'anticamera della disperazione, mi sembra un po' poco. Ecco perché è indispensabile invece affrontare da oggi il tema della decrescita e cercare di capirlo bene per abbracciarlo. Dico questo perché il presidente George Bush Junior, in questo caso, uno statista, insomma tutti possono rammentare e vedere ancora oggi ciò che ha combinato, ex presidente, però se rimane presidente, comunque ex presidente, ma ancora prima di lui Clinton, comunque Bush disse a un certo punto che le condizioni di vita degli americani non erano negoziabili, quindi loro questo consumavano, questo avrebbero continuato a consumare, che il resto del mondo si adeguasse, punto. Prima di lui fu Clinton, un altro ex presidente, un altro, insomma, uno statista di elevato spessore, che non firmò il protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni, dicendo che non avrebbe mai firmato qualcosa che sarebbe potuto andare contro lo stile di vita statunitense. Beh, allora, stiamo parlando evidentemente di persone che hanno dei danni permanenti, ci sono intere culture che hanno dei danni permanenti, ci sono intere società che hanno dei danni permanenti. Voglio dire questo perché noi siamo una generazione di mezzo, ho accennato qualcosa prima, ma vorrei tornare su questo argomento perché poi voglio fare la domanda a Maurizio in modo da lasciarlo parlare. Allora, noi siamo una generazione tra il mondo che era prima e il mondo che sarà, non sappiamo come sarà, sappiamo come era prima, abbiamo memoria dei nostri genitori
che erano in una fase storica differente, invece noi ci troviamo a provenire da quel mondo lì e ci troviamo a dover andare verso un mondo che sarà fatalmente differente. È una generazione in transizione, i nostri figli probabilmente vivranno in un mondo già mutato. Adesso, al di là delle illusioni di Renzi, al di là, io dico Renzi nel nostro paese, insomma, ma c'è un Renzi quasi in ogni paese, non è che Sarkozy all'epoca fosse molto differente. Comunque, voglio dire, al di là delle illusioni di Renzi, è evidente che sarà chiaro a tutti tra un po' che si trattava puramente di illusioni, che quindi la recessione dal punto di vista economico non potrà che peggiorare. Questo, insomma, è nell'ordine è nell'ordine dei numeri, dell'aritmetica, non c'è bisogno neanche di fini analisti finanziari. L'unico sistema attraverso il quale a noi cercano di non farcelo capire è che Renzi passa a reti unificate, non c'è mai un contraddittorio, non c'è uno che gli fa una seconda domanda, non c'è un giornalista che gli dice: guarda, hai detto una cazzata emerita, sarebbe il caso che tu spiegassi proprio dal punto di vista numerico com'è che pensi che possa migliorare la situazione. Questo per dire che è chiaro a tutti noi che siamo qui dentro che siamo già in un momento estremamente differente e che noi dobbiamo inventarci un futuro, dobbiamo cercare di capire come andare in un futuro che sarà fatalmente differente rispetto a quanto era prima. Per la generazione che verrà dopo di noi potrebbe essere meglio, si troveranno in un mondo diverso. Oggi chi pensa di poter fare la stessa parabola che hanno avuto i nostri genitori, non dico i nostri nonni, ma i nostri genitori, è chiaro che va incontro a delle delusioni. I nostri genitori attraverso il lavoro hanno potuto comprare la prima casa, hanno potuto comprare la seconda, la prima automobile. Però, insomma, se noi pensiamo di poter replicare una situazione di questo tipo, a meno di qualche caso fortunato, fortunoso, andiamo incontro a delle delusioni. Non sarà così evidentemente per noi. Noi abbiamo antropologicamente, ritorna questo termine perché fa parte di questo tema, c'è una nuova figura sociale nel nostro paese, c'è la figura sociale del lavoratore povero. Ma com'è possibile? Cioè, io lavoro ma sono povero dal punto di vista economico. Gente, ragazzi che vanno in piazza a protestare pur di avere 1.000 euro al mese, ma si può protestare e manifestare per avere 1.000 euro al mese? Ma uno semmai deve protestare e manifestare per averne 4, 5, 6.000, ma tu vai a protestare per avere 1.000 euro al mese, cioè per andare a lavorare e a essere povero. Dico questo perché io non riesco a capire, ecco perché ho l'impressione che per molti si stia perdendo tempo, io non riesco a capire come si possa andare in piazza a protestare per 1.000 euro, cioè come si possa non pensare di andare a vedere dei discorsi differenti come quello della decrescita, delle filosofie di vita differenti come quello della decrescita, invece si aspiri a fare una vita da schiavo. Detto in altre parole, ha molto più senso farsi il mazzo oggi per 6, 7, 8, 10 mila euro al mese che non farselo per 1.000. Come mai tra quelli che tuttora guadagnano queste cifre irrisorie, cioè da schiavi, e fanno parte di questa nuova figura antropologica del nostro paese, del lavoratore povero, come mai questo tema non è così sentito? Invece ci sono altri più illuminati, come ci ha detto Maurizio Pallante, che invece cominciano a sentire qualche cosa in più. Credo, e qui ti faccio la domanda, credo che ciò dipenda da un fatto, cioè che chi ha sperimentato la società del benessere ne ha sperimentato anche i frutti avvelenati. E quindi oggi probabilmente riesce, e qui scendiamo più su un tema caldo, io ti pregherei di entrare su questo, riesce a capire che probabilmente dei beni offrono, dei beni non economici, sono in grado di offrire, di consentire un benessere maggiore piuttosto che tante merci. Lancio un altro input e poi mi taccio. Credo che sia una cosa abbastanza importante. Cioè, quante sono le occasioni, faccio una domanda, ognuno può rispondere intimamente, quante sono le occasioni che vi portano maggiore benessere, che sono collegate a una maggiore capacità di consumo economico, o quante sono delle circostanze della vostra vita che vi portano maggiore benessere che invece non hanno nulla di economico? Cioè, avete più benessere a passare una domenica in un supermercato ad acquistare della merce, oppure vi sentite meglio se avete qualche ora libera in più a disposizione a settimana? La domanda non è così semplice, perché un altro cambiamento antropologico che c'è stato nel corso degli ultimi decenni è quella che nell'uomo consumatore, che abbia come unica valvola di sfogo di una vita tutto sommato infima, se vogliamo, quella del consumo, in realtà abbia fatto diventare anemiche tutta un'altra serie di pulsioni che erano invece realmente umane. Allora faccio un esempio pratico. Un uomo che fa nella vita, ognuno di noi che cosa fa? Lavora, ha una vita, dovrebbe avere una vita personale, quindi la vita degli affetti,
ha una vita di relazione, chi ce l'ha, qualche amicizia e ha qualche interesse. Ma la vita di tutti è questa, poi in ogni ambito ognuno ha le proprie differenze, ma questa è la vita, si lavora, si ha una vita di relazione, la propria famiglia, i propri affetti e qualche interesse. Allora, se noi togliamo il consumo oggi, che fino a ieri era disponibile per tutti, cioè il patto tacito era tu lavori come uno schiavo, fai una vita del cavolo, parliamoci chiaro, perché insomma stai in un luogo dove fatalmente non vorresti stare per tante ore al giorno, passi la maggior parte della tua vita a lavorare, però c'è uno stipendio che ti permette di mettere la benzina nell'automobile e di andare a consumare la domenica. Oggi che questo patto si è rotto, perché appunto c'è la figura del lavoratore povero che non può neanche consumare, tolto il consumo, ma che cosa rimane alle persone? È come se gli si fosse atrofizzata una parte del cervello nel capire che oltre il consumo c'è tutto un mondo differente. Allora la domanda, che poi è quello che dà senso alla vita, è quello di cui parlava Kennedy, che hanno fatto fuori. Allora la domanda che faccio a Maurizio Pallante, perché io vorrei che tu adesso parlassi in termini positivi su questo, nel momento in cui si abbraccia un discorso della decrescita felice, quindi il minore consumo di merci, minore disponibilità monetaria probabilmente, tu hai bisogno di meno denaro, se non devi comprare tanta merce hai bisogno di meno denaro. Quali sono invece le cose positive che si scoprono in una situazione di questo tipo? Perché ce ne sono, io vi posso fare degli esempi personali, non ve li faccio adesso, se avrò tempo li farò, ma siccome ho abbracciato la decrescita felice da qualche anno ho scoperto delle cose che ho impiegato mesi per riuscire a far resuscitare in me, proprio perché da consumatore a un certo punto mi hanno tolto il consumo e ho detto ora. In realtà sono molte le scoperte che si fanno, quindi non è una privazione ed è questo il motivo per il cui si aggiunge l'aggettivo felice, che tu non hai spiegato adesso, ma io vorrei che tu spiegassi, perché si scoprono tutta un'altra serie di cose che poi sono quelle che in realtà sono quelle effettivamente in grado di dare il motivo di vivere. Cioè, la domanda è molto complessa, perché parlava di mutazione antropologica, non è che questa mutazione antropologica è venuta, il primo che l'ha denunciata con chiarezza è stato Pasolini da noi in Italia, ma è venuta perché c'è stato dietro un dispiegamento di mezzi talmente grande, no? Che sono stati capaci di cambiare le mentalità delle persone. Vi faccio un esempio per capire, mi è capitato di andare qualche giorno fa in casa di amici che hanno un bambino piccolo, pomeriggio, e a un certo punto hanno acceso la televisione, dei ragazzi. Quello che mi stupiva a me era la pubblicità che veniva fatta in queste ore della televisione dei ragazzi. Sapete quali erano le cose che venivano pubblicizzate? Le automobili. Dici, ma ai bambini gli fai questa cosa qua? C'è, ho letto in un libro di Stefano Bartolini le dichiarazioni di un pubblicitario americano, il quale diceva: se conquistiamo i nostri consumatori quando sono piccoli ce l'abbiamo in mano tutta la vita. Pensate il cinismo di queste cose. Se poi questa operazione avviene nell'età dell'imprinting non li perdiamo più. Oramai capite che queste cose portano a una mutazione antropologica, perché uno cresce con l'idea, ma l'automobile è presentata come potenza, come velocità, come successo, con queste cose qui. Quindi è un'operazione difficile, ma quali sono gli elementi che ci possono fare? Allora, innanzitutto c'è il contraltare di questa cosa, perché il contraltare è che negli Stati Uniti più del 50% delle popolazioni assume regolarmente degli psicofarmaci, ma anche da noi aumenta l'uso degli psicofarmaci. Quindi vuol dire che c'è una sofferenza in tutte queste cose qua. Allora, il problema che noi ci stiamo ponendo con molta difficoltà è quello di liberare le persone da questa dipendenza. Questa dipendenza è un fatto, diciamo, sia di, posso dirlo ancora in senso negativo, non ancora in senso positivo, poi ne parleremo, perché forse va capita bene questa cosa qua. C'è un film dell'inizio degli anni 60 che si chiamava Rogopag, qualcuno se lo ricorda? Rogopag. Ed è il titolo viene dalle iniziali dei quattro registi che hanno girato i quattro episodi. Bravo, sì, Tognazzi. Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Qualcuno si ricorda il film di Pasolini che è la ricotta? Mentre io volevo parlare appunto dell'episodio di Gregoretti che è il pollo ruspante.
ed è una famiglia italiana nel momento di questo passaggio antropologico dalla società prevalentemente contadina, società industriale, dalla campagna alle città, al consumismo inteso come senso di realizzazione umana. La società è stata chiamata del benessere. Bene. Il film vale la pena, lo trovate su YouTube, dura 30 minuti, è veramente molto bello. È una famiglia, no? Papà è Ugo Tognazzi, la mamma è Lisa Gastone, mi pare, il maschietto è Ricky Tognazzi, che era bambino allora, e la bambina. E la prima immagine è Tognazzi, il papà, che firma 24 cambiali per comprare il televisore nuovo. Il debito comincia allora, no? Fa vedere che si stanca la mano, 24 cambiali. Però il televisore è nuovo, e la tecnologia, la modernità, il futuro, il progresso, il cambiamento, non so che cos'altro, è così contento che va a casa e raduna la famiglia per inaugurare il televisore nuovo. La prima immagine che appare sullo schermo è quella di Topo Gigio che sta facendo la pubblicità a un televisore più nuovo di quello che hanno appena comprato. Guardate che è questo il meccanismo, no? A quel punto cosa succede? Che quella gioia del consumismo si brucia, però mantiene intatta la propensione al consumo, perché dovrà comprare quello nuovo successivamente. Allora, questa mutazione antropologica è talmente profonda che non è facile cambiarla, però crea malessere nelle persone. Cioè, quello che abbiamo nella società, il benessere, era l'idea che il benessere si misurasse con la quantità delle merci che si potevano comprare. Però questo valore dell'innovazione, perché guarda che tutti lo usiamo questa parola qua, tutti quando diciamo che una cosa è nuova pensiamo che è migliore di una cosa vecchia, dice innovativo, tutte queste cose qua ci hanno condizionato così profondamente, no? Ecco, questo fatto che quando tu hai qualche cosa, c'è qualcosa di più nuovo che lo fa diventare vecchio e poi ce ne sarà un altro più nuovo ancora che lo fa diventare vecchio, crea malessere, non crea benessere. Noi siamo nella società del tanto avere, non della società del benessere, e questo tanto avere crea regolarmente malessere, perché se uno non sta male, non ha bisogno di compensare le frustrazioni comprando delle cose. Questo è l'elemento di fondo che dobbiamo capire, allora renderci conto di questa pressione. Ma vi ho accennato, sono ancora nell'aspetto, diciamo, nella pars destruens, però poi magari con degli esempi arriveremo anche alla parte construens. Vi ho accennato che noi, dal 29, come movimento, dal 29 al 31 maggio, faremo un seminario sull'arte contemporanea. Perché il meccanismo della mutazione antropologica è avvenuto a due livelli. Un livello è stato quello della pubblicità. La pubblicità, se ci fate caso, andate nei supermercati e vedrete che pubblicizzano gli oggetti per il fatto che sono nuovi. No. C'è scritto nuova formula, mettono una cosa in alto a sinistra nelle confezioni, nuova formula, nuova ricetta, quando non c'hanno niente di meglio scrivono nuova confezione, c'è chi se ne frega, vabbè, ma come? Oppure mettono semplicemente, guardate, andate a vedere, io sto collezionando, oppure scrivono semplicemente nuovo. No, perché il nuovo è quello che vale, perché se tu sei convinto che il nuovo è meglio del vecchio, senti il bisogno di comprarlo. Ma appena l'hai comprato c'è un più nuovo che fa diventare vecchio il nuovo. Nel senso nuovo. Siccome però nuovo è scritto in una lingua vecchia, perché noi siamo la vecchia Europa, il massimo che si può avere è quando si dice un new, qualche punto esclamativo. Va bene? Ma cose anche ridicole, andatela a vedere, no? Una volta ho comprato un bagnoschiuma e nel coperchietto gli hanno appiccicato un cartellino con scritto sopra nuovo. Dico, vorrei vedere che mi vendi un bagnoschiuma usato, non lo so io. Il massimo è stato quando l'ho trovato scritto su un pacco di carta igienica nuova. È tutto documentato, tutto fotografato. Se volete una volta vi faccio le proiezioni di queste cose qui. Ma però tutto questo meccanismo mette in testa la gente che il nuovo è migliore. E il nuovo è qualcosa che non dura, la condizione del nuovo. E quindi la propensione al consumo, una società che produce oggetti in continuazione, deve spingerci a buttarli via sempre più in fretta per poter comprare quelli più nuovi, più moderni, e c'è una situazione che crea uno stato di insoddisfazione permanente. L'altro soggetto che ha fatto queste cose qua, sapete chi è stato? Qui ce n'avete un esempio, qui a Rovereto, l'arte contemporanea.
L'arte contemporanea ha messo come elemento di validazione artistica la capacità innovativa dell'artista. Voi andate in museo, io non sono mai stato, perché non vado volentieri, sono stato però al Castello di Rivoli, no? Sembrava che ci fosse stato un consesso di persone sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che poi è probabile, no? Probabile che lo fosse, cioè delle cose, ma la cosa drammatica è che quando voi andate in un museo d'arte contemporanea e uscite fuori, cosa dite? Sottovoce? Sono io che non capisco. Non dite che sono un mucchio di stupidaggini, perché comunque è entrato nella vostra testa l'idea che l'innovazione è un valore. E se viene fatto alla pubblicità, dice va bene, ma lì c'è l'arte. No? Quindi prendono dei ragazzetti che gli pagano 5 lire le loro cose, gli fanno fare il giro di 7-8 musei di arte contemporanea, hanno qualche critico, qualche professore universitario, scrive degli articoli, e quello che hanno pagato 5, dopo 5 anni vale 5.000. Diventa anche difficile, perché se tu gli dici guarda che è tutta una stupidaggine, questi ci rimettono un bel po' di soldi che hanno fatto l'investimento, non è che avranno tanto piacere. Però vedi che tutto questo meccanismo spinge le persone a essere sempre insoddisfatte e ad accettare la cosa nuova come una cosa migliore. E questo qui porta a identificare il possesso di cose come benessere, un appiattimento materialistico. E su queste cose, io lo sto scrivendo su alcune persone, la Chiesa Cattolica si è suicidata, perché il processo della crescita economica negli anni 50 è stato gestito dalla Democrazia Cristiana. Bene, la Chiesa Cattolica diceva che il boom economico era un fatto positivo. Sì, però la Chiesa Cattolica si diceva anche che il consumismo è una cosa sbagliata. Ma allora come fai a dire che è bene produrre sempre di più e che è male consumare sempre di più? Se non consumi sempre di più, come fai a produrre sempre di più? Poi capite che c'è tutta questa mutazione antropologica. Adesso questo Papa attuale parla chiaro, no? E parla chiaro, e questo è l'ultimo concetto che voglio dirvi, parla chiaro perché ha messo al centro della sua riflessione il denaro. Perché noi siamo abituati a pensare che la ricchezza e la povertà si misuri col denaro. La ricchezza e la povertà si misurano col denaro soltanto in una società che mercifica tutto. Perché se tutto quello che serve si può solo comprare, chi ha più soldi può comprarne di più e chi ha meno soldi può comprarne di meno. Per cui questo discorso del nuovo, della merce, eccetera, comporta la trasformazione del denaro da mezzo di scambio a segno di ricchezza. Ma è vero questo, ne siamo convinti tutti, eh? Se io vi dico, per esempio, cosa significa la parola benestante, voi mi dite uno che ha dei soldi, no? Benestante significa uno che sta bene, no? Uno che... Però abbiamo identificato questo, l'abbiamo talmente interiorizzato questo fatto qua, no? No, provate a immaginare, due famiglie. Una famiglia che ha più soldi e che non diciamo è più ricca, e una famiglia che ha un bel appartamento che si scalda con un impianto a gas. E una famiglia con meno soldi, diciamo è più povera, che coltiva un pezzo di bosco per avere la legna per alimentare delle stufe. Il bosco è una fonte rinnovabile, la più bella di tutte, tra l'altro. Se Putin, a cui abbiamo fatto girare un po' le scatole, mi pare, ultimamente, no? Decide di chiudere i rubinetti del gas, e se i successori di Gheddafi, a cui abbiamo fatto girare ancora di più, bene, decidono di chiudere i rubinetti del gas, chi è più ricco dei due? Quello che ha più soldi e non trova sul mercato la merce di cui ha bisogno, o quello che ha meno soldi e autoproduce il bene di cui ha bisogno? Guarda, quelli più ricchi se la cavano sempre, eh? Basta che vanno in banca, si fanno dare il loro patrimonio sotto forma di biglietti da 5 euro per avere più carta possibile, ma si scaldano meno degli altri, eh. Provate domattina ad andare dal fornaio e fate un panino, tagliate, ci mettete dentro 10 euro. Cosa mangiate? Poi arriva uno con un macchino e dice io sono più ricco, ci metto dentro 50 euro, mangia di più. Allora, sembrano delle stupide, però la società mercifica tutto, perché il PIL è il valore delle merci e quindi cambia il sistema dei valori nella testa della gente, no? Ma noi, popoli mediterranei, voi siete un po' meno mediterranei, ma comunque più o meno siete anche voi, vabbè, da quando lo sappiamo
che la ricchezza non si misura col denaro. Da quando lo sappiamo? Non mi viene a nessuno? Dall'epoca del mito del re Mida. Del re Mida, 3.000 anni, 2.000, quello che siano. L'abbiamo completamente dimenticato. Vedi quando diceva le cose che diceva Valerio? Come è stata modificata completamente la nostra maniera di pensare. E allora, vi posso dire ancora un'altra cosa. Le cose fatte con le mani, da sé, hanno un valore maggiore. Quando noi mangiamo i pomodori del nostro orto, non sono più buoni perché non hanno veleni o cose di questo genere qua, ma perché li abbiamo fatti noi e abbiamo dedicato del tempo, dell'attenzione, della cura. Cioè, io non sono tanto sensibile, ma mia moglie dice, io dico, andiamo a bagnare i pomodori. Mia moglie dice, quei pomodori hanno sete. E i contadini così dicevano, c'era questa sensibilità nelle cose. Capite? Allora, sono queste, riscoprire la capacità di fare delle cose con le mani. Quando facciamo una cosa con le mani, c'è un flusso di informazioni che va dal cervello alle mani. Dobbiamo conoscere il materiale, gli strumenti con cui lo lavoriamo, avere un progetto, sapere quello che si fa prima e quello che si fa dopo e così via. Ma le mani, mentre fanno, con le due capacità della prensione e del tatto, mandano al cervello una serie di informazioni. Cioè Kant diceva che le mani sono la finestra della mente. Noi, perdendo queste cose qua, perché dobbiamo comprare e così via, perdiamo un elemento che è costitutivo dell'umanità dall'epoca della rivoluzione neolitica. Per questo io ho anche qualche speranza, perché questo disastro è avvenuto da 70 anni a oggi. La rivoluzione neolitica è avvenuta 12.000 anni fa. Non è che 70 anni fanno dimenticare quello che abbiamo interiorizzato per 12.000 anni. Vi dico solo un'ultima cosa su questo, perché è molto importante, proprio per rompere questo condizionamento mentale, per recuperare questa mutazione antropologica che c'è stata. Mia moglie insegna in una scuola, una materia che non c'entra niente, comunque c'è un bambino handicappato, seconda media, le maestre disperate, non sapevano cosa fare e così via. Non sapeva scrivere, aveva un computer con gli ideogrammi, come gli egizi modernizzati, faceva le cose, i disegnini, va bene? Non parla, non dice delle parole e così via. Da quando ha cominciato a lavorare un orto nel cortile della scuola e a vedere le piantine che crescono e a zappare così, questo bambino sta imparando a parlare e a scrivere. Io credo che questa sia una maniera per liberarci da questa mutazione antropologica che ci ha distrutti, ci ha tolto le nostre cose più belle. Quindi io credo che occorre riflettere, ma occorre soprattutto fare. Adesso, prima dell'ultimo intervento domanda di Valerio Lo Monaco, se qualcuno vuole fare delle domande le scriva, così nel frattempo le leggiamo, perché comunque non avremo ancora la sala per molto tempo. Tra un quarto d'ora direi di iniziare con le domande per gli ultimi minuti di conferenza. Grazie. Allora, a questo punto sarò telegrafico. Io vi devo alcune confessioni che vi avevo promesso, una la devo fare anche a Maurizio Pallante, spero che non mi revocherà l'amicizia reale, non su Facebook che abbiamo, intendiamoci, perché su Facebook mi sa che non ci sei neanche tu, pensa un po', figurati che te lo dica a fare. Vabbè, allora no, dicevo, detto della assoluta necessità di abbracciare il discorso della decrescita per motivi estremamente pratici, attraverso l'ultimo intervento che ho cercato di innescare di Pallante, spero di aver colto il segno e che abbiate tutti colto che il punto è decolonizzare il nostro immaginario, cioè questi cambiamenti antropologici che sono stati fatti, noi possiamo invertirli. Allora io vi devo confessare, a lui che dal momento in cui ho iniziato ad abbracciare la decrescita in maniera parziale, sono un decrescista, diciamo, dilettante, ecco, diciamo, anche se non c'è nulla di più serio che il dilettantismo, part-time. Però da quel momento i miei consumi sono cresciuti enormemente. Io devo dire la verità, ci ho messo un po' di tempo, perché tolto il consumo di merce, a un certo punto avevo del tempo libero e si sono spalancate delle voragini, non più abituato a gestire il tempo libero senza consumare merce. A un certo punto è stato un momento veramente difficile. Io dico, questo è una cosa che insomma raccontano anche tutti, nel momento in cui riprendono possesso del proprio tempo, quindi
lavorano meno, non hanno bisogno di tanti soldi, consumano meno merce, a questo punto devono capire come consumare il proprio tempo, come utilizzare il proprio tempo. In questo dico che il consumo del mio tempo è aumentato enormemente, ma è cambiata proprio il modo in cui vedo le mie giornate. La camicia che ho addosso in questo momento, io l'ho ereditata da mio padre. Sono orgoglioso di portarla, ovviamente la porto, spero, con un po' d'onore. Non so se è alla moda, adesso questa come va quest'anno? Tornano? Cioè dici mi aspetto qui come sul letto del fiume, prima o poi quella qua ritorna, non so quest'anno che va di moda, a righe, a pallini, così, però insomma il colletto è a posto. Ho la fortuna di avere la sua stessa misura e quindi ho comprato una camicia di meno. Abbiano pazienza che i camiciai, io non ho fatto aumentare. Mi sa che anche la giacca era di mio padre, devo dire la verità. Adesso non so. Oggi ho letto che quest'anno tornano di moda i sandali con la zeppa. Per le donne, suppongo. Vero? Confermi? Sandali da combattimento, evidentemente. Insomma, io spero, insomma, sono presentabile, anche se questa camicia era quella di mio padre. Sono presentabile, che dici? E soprattutto, insomma, mi rifiuto di credere che chi accorda a me la sua amicizia, la sua simpatia, o la mia compagna, o i miei amici, insomma, facciano questo perché mi vesto più o meno bene, o perché sono alla moda, ho comprato i sandali con la zeppa, cosa che non farò, insomma, mi rifiuto di credere questo. In ogni caso me ne frego, questo sono io. Però dicevo, i miei consumi sono aumentati enormemente. Io consumo molto più tempo a stare con le persone con le quali voglio stare. Prima non avevo il tempo. Quante volte mi capitava di rispondere al telefono, guarda non c'ho tempo, invece adesso ho molto tempo, quindi quando c'è qualcuno che mi chiama e vuole parlare con me o io voglio parlare con gli altri, spesso sono gli altri che non hanno tempo. Ho un consumo in cultura altissimo, altissimo, io sono un consumatore ossessivo culturale di libri e cose varie e questo purtroppo il consumo è aumentato. Soprattutto ho un consumo altissimo di ore che sono assolutamente mie, guai a chi tenta. Ieri sono andato a scalare il Monte Bondone in bicicletta a 40 anni, cioè una cosa da matti evidentemente, e ho potuto consumare questo tempo per dire che, e poi faccio chiudere ovviamente a Maurizio Pallante, nel momento in cui si è capito che la decrescita la si deve abbracciare per motivi pratici, è evidente, nel momento in cui si capisce che la si deve abbracciare anche per motivi filosofici, io vi dico attenzione, perché c'è un primo periodo in cui si aprono voragini, in cui uno dice io non so più che cosa, non siamo più abituati. Magari ci sono le nostre passioni che sono diventate anemiche, che il fatto di non poterle più praticare per tanto tempo le hanno fatte proprio scivolare in fondo e non pensiamo che non saranno più in grado di venire fuori. Ecco, ci vuole un periodo di, come dire, di decompressione, lasciate un periodo in cui verrà fuori anche la noia, perché avrete fatalmente maggiore tempo libero, ovviamente, se uno che lavora di meno, del resto perché lavorare 10 ore per 1000 euro al mese, tanto vale che lavoro 4 ore al giorno, se lo stipendio è quello lì, piuttosto riduco i consumi. Però superato un primo periodo in cui si apriranno queste voragini, torneranno a venire fuori tutta una serie di inclinazioni, passioni, desideri, nel vero senso della parola, che hanno pochissimo a che fare con il consumo di merci e che invece hanno molto a che fare con il consumo, lo dico tra mille virgolette, di beni. Allora oggi, se io dovessi dire, non mi vengono in mente molte occasioni in cui il mio benessere deriva dall'acquisto di merci, ma vi potrei fare un elenco lunghissimo che vi risparmio di occasioni in cui invece il benessere della mia vita deriva da cose che con le merci non hanno nulla a che fare. Voglio prima di dare la palla a Pallante, vorrei dire una cosa, perché prima Pallante ha citato due volte Pasolini, io sono un grande pasoliniano, tu hai parlato di consumo di cultura, in un'antica trasmissione condotta da Enzo Biagi in cui c'era Pasolini, lo accusava di dire anche tu fai prodotti di consumo, anche tu, e Pasolini rispose no, perché la poesia non è consumabile, una poesia rimane per sempre, anzi può essere tradotta nel senso di lasciata ai posteri. Questa era solo una premessa, professor Pallante. Sì, guardate, io non ho molto da aggiungere alle cose che ha detto Valerio, perché lo condivido completamente, insomma c'è una sintonia culturale, ma nel senso profondo della parola. Volevo solo aggiungere una cosa, quando lui diceva sono
un decrescista part time e così via. Siamo tutti decrescisti part time, eh? Tutti, perché ognuno deve trovare la sua misura, non c'è una regola, questo è importantissimo, non vogliamo insegnare niente a nessuno, ognuno deve trovare l'equilibrio per se stesso, per le proprie esigenze, per le proprie inclinazioni, per le proprie doti, ecco, c'è tutto un campo della contemplazione. La parola contemplare è una parola molto bella perché ha dentro di sé la radice del templum, tempio. Contemplare significa osservare l'altro da sé, attratti dalla sua bellezza intrinseca, senza nessuno scopo utilitario, senza nessuna volontà di sfruttamento. Significa capire che in ognuno di noi si realizza nello spazio e nel tempo l'essere che ci unisce a tutti gli altri esseri. Perché l'essere è uno che assume queste forme, queste cose diverse, e capiamo questo tipo di elemento. Io credo che sia questa la felicità. La felicità non è consumare delle cose, buttarle via sempre più in fretta, essere affannati per non avere mai il tempo e tutte queste cose qui. La felicità è la capacità di stare bene con se stessi e capire che dentro ognuno di noi ci sono delle ricchezze straordinarie, c'è una creatività straordinaria. C'è una capacità di lasciarsi incantare dalla bellezza del mondo straordinaria. E soltanto se si riesce a capire questa cosa in profondità si riesce a essere felici. L'altro è soltanto un surrogato che continuamente ha bisogno di essere alimentato da qualcosa che non lo soddisferà mai. Allora, suppongo che tutte le domande che sono arrivate, anzi mi auguro che così sia, siano per Pallante, però per aiutarlo, altrimenti rischia la meningite. Sì, però è chiaro che sono, e giustamente sono domande rivolte a lui, ne leggo un paio io e cerco di rispondere nel mio piccolo, e lui magari così nel frattempo, vedete, si sta leggendo le sue. Allora, quindi per salvarci dalla recessione dovremmo regredire, ovviamente scrive giustamente, non so chi, però ovviamente è provocatorio. La moda del riciclo è la nostra salvezza. Beh, insomma, forse non è proprio la nostra salvezza, ma diciamo che è certamente uno degli elementi che possono concorrere a una salvezza imperfetta. Dico questa cosa in un minuto e mezzo. Non credo, quando lui diceva, Pallante poco fa diceva che noi siamo tutti decrescisti part time, non credo che la nostra generazione potrà applicare la decrescita in tutto e per tutto, non facciamo in tempo. Certo, è chiaro, se io parlo a uno che dice ma come faccio io a fare la decrescita, io lavoro, vivo e lavoro in città, mio figlio va all'asilo, in palestra, fa musica, abbiamo per forza due automobili, come faccio a decrescere? È chiaro, se tu vuoi rimanere in questo modello di sviluppo dall'inizio alla fine, che cosa vuoi decrescere? Vuol dire che ti va bene così, a posto e palla al centro. Invece se qualcuno vuole iniziare a praticare la decrescita, diciamo che a livello personale e anche di piccoli gruppi si possono fare degli enormi passi avanti. Ciò che possiamo, ciò a cui possiamo ambire noi di questa generazione in transizione, che sappiamo, secondo me, è una salvezza imperfetta, che comunque è già molto, intendiamoci, insomma, gli ha danni permanenti, continui ad andare per la sua strada. Quindi è chiaro che il riciclo è una di queste, ovviamente. Pensate solo con la produzione di spazzatura, se io devo comprare una tazza, non ne devo comprare, fate una cosa, anzi giriamo subito, iniziate una operazione, questa è utilissima, a me è stata utilissima, fate un inventario, aprite, io non so se c'è qualcuno che ha traslocato recentemente, è la terza causa di infarto un trasloco, lo dico subito, uno, la prima è il divorzio, la seconda è perdere il lavoro, la terza è traslocare, è la terza causa di infarto a livello nazionale. Comunque chiunque traslochi oggi, cioè, a un certo punto prende coscienza della quantità di merce che si ha dentro casa. Allora fate un inventario, quante camicie avete, quante paia di scarpe, quante maglioni, quante giacche. Bastano per quattro vite, perché la nostra generazione proviene appunto da anni in cui abbiamo accumulato tantissimo. Allora, già dire stop, queste mi bastano per quattro vite, non c'è bisogno di comprare altro, è un'operazione di igiene mentale, perché poi il punto è aprire il terzo occhio. La seconda la leggo dopo, passiamo a Maurizio. Qui ci sono delle domande difficili, anche alcune io non so rispondere, perché io non so immaginare come si possa... Ah, ne arrivano altre...
come si possa gestire una fase di transizione, perché è una cosa inedita nella storia dell'umanità questa qua. Allora, quello che mi viene da dire è che il passaggio, la transizione non può essere fatto a livello individuale. Questa è una cosa che mi sento proprio di dirlo, cioè si deve fare in gruppi di persone, non è possibile diversamente. Pensate soltanto se degli adulti possono adattarsi, accettare, essere felici, andare controcorrente, dei bambini dove a scuola tutti fanno certe cose, si comportano in un certo modo, è più difficile. Se sono inseriti in un gruppo di persone con dei bambini che insieme fanno delle altre scelte, diventa un'operazione più facile. Tant'è vero che noi stiamo così pensando nel mio penultimo libro, si intitola I monasteri del terzo millennio, ipotizzo la possibilità di creare dei gruppi di persone che in qualche maniera trovano delle forme di economia alternativa. E il suggerimento ce l'ha dato un altro di noi, un imprenditore agricolo, che si è proposto di trasformare la sua azienda agricola, un imprenditore di successo, non una persona marginale, in un gruppo di persone, 200 persone, 60 famiglie, che vivono in case che non consumano energia, che sono fatte di materiale riciclabile, che autoproducono in un'azienda agricola comune, cooperativa, 70 tipi di essenze diverse per avere la possibilità di soddisfare la propria fabbisogno alimentare il più possibile, che sono aperti verso l'esterno perché non c'è salvezza individuale. 3 anni fa sono venuti a casa nostra, dove una grandinata con dei chicchi grandi come uova, che hanno rotto i tetti di tutti, sia di quelli che hanno cercato di fare delle cose, diciamo, con una certa responsabilità. Noi abbiamo messo i doppi vetri voluti, abbiamo fatto la raccolta dell'acqua piovana, abbiamo messo i pannelli fotovoltaici, abbiamo coibentato il sottotetto, però hanno rotto per il nostro, quindi non c'è salvezza individuale. Però dei piccoli gruppi che sperimentano maniere diverse di produrre, che cercano la massima autosufficienza alimentare ed energetica, che instaurano dei rapporti di collaborazione tra di loro, possono diventare un esempio per altre persone per fare una cosa di questo genere. Allora, forse una transizione potrebbe andare avanti così. Probabilmente, se ce la facciamo, noi, prima che finisca l'Expo di Milano, potremmo riuscire forse a fare un seminario tra tutti i gruppi di persone che stanno lavorando in questa direzione, che hanno fatto esperienze. Perché la vera capacità di alimentare il pianeta, di creare energia per la vita, è essere il più autosufficienti possibili dal punto di vista alimentare e dal punto di vista energetico. Va bene? Questo non vuol dire che anche in città si possono fare certe cose, però il problema è un po' l'utopia, perché è un po' utopia, è utopistico quello che noi diciamo, ma in un senso, nel senso che lo diceva Galeano, lo scrittore sudamericano. Galeano diceva: l'utopia è come uno che voglia raggiungere l'arcobaleno. Fa un passo avanti e l'arcobaleno si allontana di un passo. Fa un altro passo e si allontana di un altro passo. Ne fa 5 e si allontana di 5 passi. Dice: ma allora a che serve l'utopia? A cosa serve l'arcobaleno? Ti indica la strada dove andare. Questo è importante. Allora, il cambiamento può avvenire se ci sono delle cose, delle tensioni interiori verso un modello diverso di vita, che ci guidano ad andare avanti, ben sapendo anche che non lo raggiungeremo. E allora questo orizzonte utopico io lo vedrei in che maniera? Lo vedrei con la possibilità che le persone possano, questo non esclude lacerazioni, crolli, o c'è una domanda che parla di queste cose qua, perché un cambiamento di epoca storica non è indolore, non è indolore, ci sarà comunque il problema della sofferenza, ci sarà comunque delle difficoltà e così via. L'importante è saperle tenere sotto controllo e così via. Mi piacerebbe immaginare la possibilità per ognuno di organizzare la propria vita dividendo il tempo di vita in 3 momenti. Un primo momento da dedicare alla autoproduzione di beni per soddisfare delle esigenze il più possibile, ma uno non può autoprodurre tutto. E allora si deve poter lavorare per avere come occupati, per avere un reddito monetario che ci metta in condizione di comprare quei beni che si possono avere solo sotto forma di merci. E una parte della propria vita invece dedicare alla contemplazione, alla creatività, alla preghiera, se uno crede, alla meditazione, tutti quegli elementi, diciamo, spirituali che sono molto importanti, che la nostra società ha completamente cancellato. Allora, trovare una misura. Una stessa persona nella sua vita potrà
potrebbe suddividere in maniera diversa questi tre momenti, a seconda se è giovane, se è anziano, se ha figli, se non ha figli, se può fare un telelavoro, se non può fare un telelavoro, tutte queste cose qua. Quindi non pensate che noi possiamo darvi delle ricette, cioè ognuno deve trovare la propria strada. E quindi penso di aver risposto anche alla persona che dice comunque le bollette le devi pagare, tutte queste. Sì, bisogna avere il denaro, noi non pensiamo che si possa vivere senza denaro. Quelli che l'hanno fatto a livello sperimentale fanno un'operazione pessima dal punto di vista mediatico. Io sono vissuto un anno senza denaro, a parte il fatto che il secondo anno hai ripreso a fare il denaro, ma se uno mi guarda, sì, perché così poi c'è. E io dovrei fare da vivere un anno senza denaro, ma tu sei matto, non lo faccio mai. Allora, è una cosa impossibile, è una cosa non desiderabile, per dare un modello di carattere desiderabile, non un modello che le persone dicono non ci riuscirò mai a fare una cosa di questo genere. Qui c'è una domanda, dice, se uno abbandona mille lavoro di 1.000 euro al mese per andare a lavorare la terra e produrre cibo biologico nell'azienda di famiglia a 200 ettari, ma questa non è evidentemente la decrescita. Tra l'altro vi consiglio un bellissimo libro scritto da Wendell Berry, che è un agricoltore americano che è appena pubblicato dalla Lindau, va bene, in cui lui dice che c'è una misura nelle aziende agricole. Non è certo 200 ettari, perché una famiglia non può lavorare 200 ettari e quindi ha bisogno di utilizzare chimica, ha bisogno di utilizzare macchine, ha bisogno di comunque rifornire la grande distribuzione organizzata. Ora, che nel supermercato io possa comprare del cibo biologico non è un passo in avanti. Allora, questa non è la soluzione che noi diciamo. Bisogna avere una dimensione che è una dimensione che possa essere gestita facendo dell'agricoltura quella che è sempre stata l'agricoltura. La parola agricoltura è composta da due parole latine. La prima è ager, agri, che significa il campo coltivabile. La seconda è coltura o cultura, che viene dalla parola latina cultus, che significa venerazione. L'umanità ha sempre considerato l'agricoltura un'attività di rispetto nei confronti della terra, perché da lì nasce quello che ci dà la vita. Non ho mai considerato l'agricoltura come un'attività estrattiva della terra, non ho mai considerato la terra come un supporto, come una sorta di fabbrica. No, allora questo tipo di atteggiamento non può essere conciliabile con la dimensione mercificata di un'azienda di 200 ettari. Poi, chi ostacola questo processo? Questo processo lo ostacolano le persone che pensano che lo scopo della vita sia avere denaro e che vendono per poter avere più denaro possibile e che quindi condizionano le persone a ragionare in un certo modo. Voi pensate che, per fare un esempio, per capire che voglio dire, chi sono quelli che ostacolano, quelli che hanno interesse a che questo che non avvenga, c'è stato un periodo, non so se è ancora vero, che il governo italiano ha affidato la gestione del risparmio energetico all'Enel. Secondo voi l'Enel ostacola? Affidare il risparmio energetico all'Enel è come affidare la gestione dell'Avis a Dracula. Va bene? Questi sono quelli che ostacolano. Sì. Poi adesso io non so per questa domanda. No, questa è complicata, se vuole leggersela, prepariamola. Va bene, d'accordo. Tanto io sarò telegrafico. Insomma, leggo. La speranza della decrescita è patologica. Io credo che piuttosto sia patologico sperare che non saremo costretti a decrescere. Ecco, questo oggi lo reputo patologico. Insomma, la decrescita è una certezza, un conto è se la abbracciamo, un conto è se la subiamo, punto. Poi da qui, insomma, danni permanenti a parte. Chi è che ostacola questo processo? Allora, è evidente che tutta la forma capitale, tutti gli attori che concorrono alla forma capitale, che quindi sono al centro del nostro modello di sviluppo, non penseranno mai di portare avanti discorsi in cui si produce meno merce e quindi c'è bisogno meno di avere degli schiavi per acquistare questa merce. È uno dei problemi questo, cioè capire quale possa essere l'entità che possa portare a livello, diciamo, di massa un discorso di questo tipo. La politica, francamente, non credo, considerato che la politica oggi è ovviamente diretta espressione del capitalismo, delle lobby finanziarie che sono sopra al capitalismo. Ecco perché invece è molto più importante abbracciarla a livello personale. Se aspettiamo che siano loro a darci un libretto delle istruzioni, insomma, questo libretto delle istruzioni non c'è, dobbiamo trovare la nostra strada.
Diffiderei, ultima cosa, perché siamo in chiusura, diffiderei, perché questa è un po' una, insomma, una foglia di figo, siccome non c'è il libretto delle istruzioni della decrescita, non è tutto scritto, punto A, punto, non c'è un how to su come decrescere già scritto, allora ci affidiamo a chi invece ci dice come dobbiamo fare. Allora, francamente, arrivato in mezzo del cammin di nostra vita, per quanto mi riguarda, io preferisco andare verso un futuro che mi sembra logicamente comunque più probabile, perché è fatale che dovremmo decrescere, e inventarmi i punti, quindi cercare di capire come si monta questo mobile IKEA da solo, piuttosto che credere a gente come Renzi che mi dice questo mobile IKEA si monta così, cioè tu lavora, guadagna meno, hai meno tutele, cresciamo, ci sarà più occupazione, crescerà il PIL e avrai maggiore denaro. Ecco perché dico, la speranza della decrescita è patologica? No, secondo me è patologico sperare in qualcosa di diverso. Ultime cose, io condivido tutto quello che ha detto Valerio. Mi ha detto che voleva fare il provocatore, non ci è mica riuscito. Allora, una domanda sul desideri e gli egoismi. Guardate che noi non siamo contrari ai desideri. Noi vogliamo che la gente desideri delle cose. Dipende che cosa desidera. Ci sono dei beni che sono, diciamo così, esclusivi, che se ce li ho io non ce li può avere un altro. Ci sono dei beni che sono inclusivi. Se io aumento la mia cultura, la dono agli altri, non è che mi sto impoverendo. Va bene? Quindi noi non siamo pauperisti, siamo per la felicità delle persone. Dipende come si indirizzano i desideri. Va bene? Io vi dico che oggi vedo delle cose che mi stupiscono per certi aspetti. Sto riscoprendo che i ragazzi giovani fanno i padri. Va bene? Dedicano il tempo ai figli. I maschi, dico, no, non c'era mai stato, sembrava che la figura del padre non esistesse più. Allora, quella generazione pensava che il desiderio della sua vita fosse lavorare il più possibile per avere più soldi possibile. Oggi ci sono degli esseri umani di sesso maschile che pensano che sia importante dare il tempo ai propri figli. E quello è il desiderio che loro hanno. E quello è una felicità per loro e per i loro figli, sicuramente maggiore di quella che si accontenta di dargli dei soldi o di dargli delle cose. Poi c'è la domanda sulla contemplazione. Allora non la posso rispondere. No. Guardate che è una cosa molto importante questo fatto qua. Vorrei leggere con voi, interpretare con voi due passaggi del Genesi. Che ci azzecca? No. Una lettura laica dei passaggi del Genesi, non è una lettura religiosa, no? Quella in cui si parla della creazione e si dice che Dio il primo giorno fa qualche cosa che non so mai che cos'è. Non lo so. Ma l'ho fatto questo discorso l'ho fatto alla diocesi di Asti, non lo sapeva neanche il vescovo, quindi posso non saperlo io, no? Però la cosa importante è che dice alla fine della giornata vide che quello che aveva fatto era fatto bene, fa una cosa il secondo giorno e poi dice vide che quello che era fatto era fatto bene e conclude tutte le cose così. L'ultimo giorno fa l'uomo a sua immagine e somiglianza e quando si gli dà, affida il compito di custodire il creato, di proseguire la sua opera. Quando si legge immagine e somiglianza, le persone pensano che sia una sorta di ridondanza verbale. In realtà l'immagine e somiglianza sono due concetti molto diversi, cioè indicano dei livelli di identificazione diversi. La somiglianza è quando ci sono degli elementi comuni e degli elementi diversi. Cioè un figlio rassomiglia al padre, allo zio, al nonno, perché ha degli aspetti che lo richiamano e degli aspetti differenti. L'immagine è quella che viene rimanda allo specchio. Quindi il livello di identificazione dell'immagine è molto più profondo del livello di identificazione della somiglianza. E allora mi piace pensare che l'uomo è simile a Dio, è una lettura laica, vi ripeto, non di carattere biblico né religioso, nel lavoro. Perché quando lavora fa delle cose che prima non c'erano. E Dio crea delle cose che prima non c'erano. Ma a differenza di Dio che fa dal nulla, gli esseri umani fanno modificando delle materie che esistono. Ebbene, noi quindi il lavoro, inteso in questa maniera, ha questa importanza. Ma dov'è la immagine di Dio? Che è il livello di identificazione più profondo. Se può dire alla fine di quello che ha fatto, è fatto bene. Se ha aggiunto bellezza alla bellezza originaria del mondo. Se il fare è un fare bene e se mi consente, dopo aver fatto bene, di contemplare quello che ho fatto.
Questa è la contemplazione. È la conseguenza di un fare bene finalizzato a rendere il mondo più bello, aggiungere bellezza alla bellezza originaria del mondo, aggiungere bellezza alla bellezza che hanno aggiunto alla bellezza originaria del mondo le generazioni precedenti. Questa è la contemplazione. Vi ringrazio tutti per essere intervenuti. C'è un'ultima domanda che io leggerò soltanto, non una domanda ma una preghiera. Lei ha partecipato a trasmissioni televisive, penso proprio che si riferiscano a Pallante. Essendo lei una persona intelligente ed educata, è stata marginalizzata e silenziata. Per favore ritorni e faccia crescere la sua propositività. Poi qua ci sono aggressività funzionale, termini... e decrescere la stupidità dei conduttori, più benessere, una proposta, anche un referendum di introdurre il reato di idiozia economica. Ecco, no, è bella questa domanda perché una cosa però volevo dire sul punto, sul fatto che una persona intelligente, anch'io ho seguito Maurizio Pallante nelle poche occasioni in cui è stato invitato in televisione, è vero, viene silenziato. Perché purtroppo, per quanto noi possiamo essere esperti di economia, di fronte a queste questioni che hanno connotazioni antropologiche, non sappiamo dare risposta. E la seconda cosa che volevo dire è che il nostro festival, se il signor Pallante e altri intellettuali avessero accesso alla televisione, non avrebbe ragione di esistere. Vi ringrazio a tutti di essere intervenuti, anche i rappresentanti delle nostre istituzioni che questa sera hanno voluto onorarci della loro presenza, siamo felici che siate venuti, speriamo di avere sempre più collaborazione e un rapporto di reciproco scambio. Grazie a tutti, buona serata e grazie ai nostri ospiti a cui va l'applauso.